Sindaco Roberto Amatuna, al largo del porto di Pozzallo, in questi giorni ha ormeggiato una nave militare spagnola, Audaz, dove sono stati trasferiti 15 migranti della nave Open Arms, ospiti dell'hotspot di Pozzallo. Sindaco, cosa sta succedendo al largo delle nostre coste? Guarda, con mia grande sorpresa, l'altro ieri ci siamo accorti che una nave militare straniera stazionava al largo di Pozzallo. Sono stato informato dalla prefettura e dalla capitaneria di porto che si trattava della nave spagnola che aveva stazionato, della nave militare spagnola che aveva l'Audax, aveva stazionato per circa una settimana al largo di Lampedusa. Ci siamo informati e la motivazione formale e ufficiale era quella di una sosta tecnica di questa nave. La motivazione sostanziale è che doveva caricare sopra la nave 15 immigrati dell'Open Arms che erano stati trasferiti dall'hotspot di Lampedusa all'hotspot di Pozzallo, ed è questo che è avvenuto. Nel pomeriggio di ieri 15 immigrati sono stati trasferiti con un mezzo della Capitaneria di Porto alla nave militare spagnola che è ripartita subito per un porto della Spagna. Cosa sta accadendo nel Mediterraneo? Stanno accadendo fatti drammatici, fatti strani. Poche ore fa abbiamo saputo di un presumibile naufragio che ha provocato la morte di 40 immigrati. Vi sono delle ONG che girano, la Lifeline con altri 100 immigrati. Quindi c'è una situazione abbastanza complessa e abbastanza difficile, che è aggravata dal fatto che in questo momento il nostro paese vive una crisi politica nazionale. C'è un governo che non c'è più, che è decaduto, che svolge solo gli affari correnti, si formerà un governo nuovo, quindi una situazione di grande incertezza. Come al solito Pozzallo la vive con grande tranquillità, con grande serenità e con grande spirito di umanità, questa situazione. Mi sono sempre chiesto come vive la città di Pozzallo e come vivono gli immigrati questa convivenza. C'è indifferenza, c'è solidarietà, c'è accoglienza. Sì, la vivono con straordinaria normalità. Sembrano due termini che confliggono fra di loro, ma è così. E Pozzallo in questi anni ha vissuto una situazione straordinaria. Si è fatto carico di problematiche che non le competevano, o che le competevano solo in parte. Ha svolto una funzione importante per conto dell'Italia e dell'Europa, quindi noi siamo ormai abituati a questa situazione straordinaria, straordinarietà che abbiamo affrontato sempre con grande spirito di umanità. Quindi non è cambiato assolutamente nulla, noi continuiamo in quest'opera con grande spirito di solidarietà e di umanità, essendo convinti che la grande sfida del futuro, non solo di Pozzallo, ma dell'Italia e dell'Europa intera, sia quella dell'integrazione. Se non si va avanti su questa politica di integrazione, noi nei prossimi anni vivremo momenti molto difficili. Sindaco, l'ultima domanda. L'estate pozzallese 2019 va a gonfie vele. Siamo a fine agosto, ci prepariamo ad affrontare l'autunno. Ecco, la domanda è questa, Sindaco. Che autunno sarà quello politico-amministrativo pozzallese a Palazzo La Pira? Sì, l'estate si va per concludere, quest'anno abbiamo organizzato delle manifestazioni di grande qualità, a partire dal Trofeo del Mare, al concerto di Enea Scala, il grande tenore pozzallese al porto, dedicato sempre alla solidarietà e alla grande questione dell'immigrazione. Abbiamo poi continuato con i grandi eventi, i concerti, quello dei Nomadi veramente straordinario, decine e decine di iniziative tutti i giorni, iniziative culturali, iniziative di puro intrattenimento. Quindi una città in festa che ha visto, secondo me, un boom turistico, aspettiamo le cifre di grande importanza. Io ritengo che ancora queste iniziative, queste manifestazioni continueranno nel mese di settembre. Stiamo
stiamo preparando anche degli eventi importanti per questo mese autunnale, così per destagionalizzare un po' la stagione estiva. Lei mi ha chiesto che cose nei palazzi del potere, ma io direi nella città, non utilizziamo questo termine, i palazzi, perché io sono un sindaco che frequenta poco i palazzi della città, però è che è sempre in giro per affrontare e discutere di grandi problemi. Dopo i primi due anni di vita amministrativa in cui abbiamo arredato, quindi reso migliore la nostra città, e noi dobbiamo ora, già abbiamo impostato i grandi problemi. I grandi problemi quali sono? Abbiamo terminato di affidare i lavori, gli studi propedeutici per il progetto del porto di Pozzallo, quindi già abbiamo affidato, abbiamo organizzato queste gare a queste società specialistiche che devono produrre degli studi che sono propedeutici al progetto esecutivo del porto. Abbiamo consegnato in tempo utile tutta la regione, abbiamo preparato tutti i progetti del PON legalità, abbiamo 3 milioni di euro, stiamo preparando, così in questi giorni abbiamo la scadenza del 15, progetti contro il dissesto idrogeologico per un importo complessivo di 2 milioni e mezzo, è quasi pronto il progetto della villa comunale, stiamo preparando la gara per la ristrutturazione, abbiamo già pronto il primo stralcio del lungomare di Raganzino, abbiamo tantissime opere che stiamo portando avanti, dobbiamo mettere in sicurezza la città, nel mese di settembre inizieranno i lavori per la ristrutturazione e il consolidamento di tutta l'illuminazione artistica, stiamo impegnando delle somme per le pompe di sollevamento, stiamo reperendo dei pozzi nuovi perché abbiamo avuto qualche problema di deficienza idrica in questi mesi. Ecco, quindi il lavoro è tanto, il lavoro è molto, abbiamo tante opere pubbliche, tanti lavori pubblici che stiamo approntando. Io penso che nei prossimi anni Pozzallo cambierà veramente il suo volto e sarà avviata in una prospettiva di grande sviluppo economico. Occorrerà tempo, occorreranno mesi, occorrerà qualche anno, ma Pozzallo è mai avviata verso una prospettiva di grande sviluppo economico. Grazie sindaco Amatuna. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.